Eccomi giunto al Comics Park. Volevo mettermi il costume ufficiale del TG Sun Show, ma ho pensato di mettermi qualcosa più a tema con l'evento. Ma andiamo a vedere. È ora di fare l'ingresso in pompa magna. Andiamo a cercare l'organizzatore. Approfittando un attimo di questo momentaneo maltempo, no? Cioè, a parte un po' di vento, no, una scusa, tempesta. Sei arrivato tu e sei messo a piovere, ma è un caso? No, perché sai, io sono un, come si dice, un cuore in tempesta, quindi dovunque vado agito le acque. No, dicevo, approfittando per fare questa riunione sotto la tenda, sì. Bella riunione sotto la tenda, dico, ho saputo che si aggirano due tipe sospette qui al Comics Park. Sì, è pericolosi. È pericolosi, è vero? Sì, perché già le donne sono pericolose. Se loro, si mettono insieme loro, ancora loro di più. Sono le peggio. C'hanno pure un nome strano. Adesso indago sul nome. Sì. Andiamo. Volevo dire? No. Vai, indago. Andiamole a cercare. Di quelle due ancora nessuna traccia. Ma nel frattempo qui si vedono tanti personaggi molto particolari. Quasi più particolari di me. Però diciamo che i loro costumi sono decisamente più curati e meno improvvisati. Ma d'altra parte, la mia dote è l'improvvisazione, che volete? Ad ognuno il suo. Gira voce che non sia soltanto Giuliano Mazzitelli l'organizzatore di... È vero che c'è un altro organizzatore? Sì. Lo conosce per caso, sai? Vorrei intervistarlo. Abbastanza. Come si chiama? Antonini Angelo. Perbacco! Ma è lei? Sono io! Antonini Angelo! Sono io, detto anche Angelo Antonini, è l'altro organizzatore del Comics Park 2. Pensate, perché c'è chi si pubblicizza e perde tempo a farsi vedere in pubblico e chi invece lavora dietro le quinte e si fa un mazzo tanto, vero? Lo vogliamo dire? Sì. Diciamolo. La parte del gioco, eh? Sì, vado a cercare la sua parte. Esatto. Vado a cercare due tizie strane. Le pericolose. Sì, oh. Ciao. Amici, dopo averle cercate a lungo tempo, devo ringraziare la pioggia che ha interrotto la cosplay battle. Ho finalmente trovato le temibilissime Peresuina. Ma saranno veramente così pericolose? Sembrate carine. Se a un certo punto la diretta verrà, diciamo, interrotta, abbiamo noi non abbiamo responsabilità. Ma andrà in onda la puntata 51 del TG Sun Show? Ogni tanto succede. S'asciutto, esatto. TG, della, qua piove. Della quale io sono il conduttore, nonché il creatore. Nonché unico spettatore. No, esatto, no, pure mia madre e mia sorella. Figo. Ciao sorella e mamma. No, questa adesso non è in diretta, pensate, sto registrando un video perché lo inserirò nel video del Comics Park. Il video del video, in diretta, del video. Il video del video. In diretta vi coinvolgerò dopo perché una già l'ho fatta ma eravate impegnate. Ah, no, noi che stavamo ci stavamo piegando nel corso. Esatto. Però scusate, io vi voglio fare una domanda perché sono molto curioso. Ho molta paura quando vedo personaggi simili. Bellissimo il costume, però. Allora, dicevo, il nome, no? È tipo una Macedonia riuscita male perché avete perso una S e doveva essere Pera e Susina. Oppure Susina, io da quando avevo 5 anni che non c'è. Mia nonna la chiama Susina. È tipo una prugna venuta male. Ma Susina è il suino. Il maiale, presente? Per bacco. Proprio quello. E che c'è azzecca con la pera? Perché al contadino non fa sapere quanto è buono il suino con le pere, cioè si sa. Ah, è l'evoluzione del vecchio proverbio. Cioè, tua nonna nominava le susine, ma non questo proverbio. No, perché nonna era vecchia, io sono semivecchio, voi siete nuove. Vabbè. Comunque. Questo ci ha dato delle nuove. Ma paura, raga. È meglio dei giovani, no? Vabbè, quindi, amici, allora, diciamo così, non è una Macedonia riuscita male, forse è il frutto di due menti malate quasi come la mia? Questo dobbiamo valutarlo attentamente. Questo è da valutare attentamente, ma sospetto. Malate, okay, no? Ma geniali, perché geniali, è come lo, il degrado che si associa con lo stile. È cioè, come va bene il degrado, ma il microfono del conduttore. Non ti affezionare, Suina. Ah, scusate, era spento. Rifacciamo? No, siete fantastiche, ok? Sì, io lo sto bramando. Guarda, non te lo posso dare perché non ho un doppione. Cioè, no, ma non è rosa, basta, non no, che sposato? Io sono separato due volte. Adesso non lo sanno. Non lo sei sposato. Sono single. Il nostro amico è single sul ragazzi, mercato. Single. Lui e il suo microfono. Sono single ma aspirante gay. Non voglio più avere a che fare con le donne. Vabbè, comunque single, però voi mi state mettendo in difficoltà, devo dire. Vabbè, adesso non è il momento. Comunque è stato un piacere per ora conoscervi. Vi stalkerizzerò magari in altri momenti. Va bene, certo. Grazie. A rischio e pericolo. Wow. Grazie a Peresuina. Seguitele su. Oh, scusa, fatevi seguire. Su Peresuina. Però scritto tutto attaccato con due S. Quindi, Instagram e Facebook. E YouTube? Anche YouTube. Anche YouTube. Però abbiamo il canale Peresuina su YouTube, sì, che potete seguire. Poco utilizzato. Comunque faremo cagare. Su cui presto ci saranno orribili novità che non avreste mai voluto vedere. Fantastico. Allora non perdete le orribili novità e restate collegati. Dovunque le cerchiate le trovate sempre sotto il nome di Peresuina. No, Peresuina. Peresuina.
tutto attaccato con due S. Metà che hanno capito. Parola di Mirko Mazzitelli. Ma chi è? Ciao! Ciao!